forme di viso e correzioni giuste per ognuna di queste forme, anche applicazione del blush corretta, perché ogni viso, e ce ne sono diversi, ha determinate regole auree da seguire. Poi ribadisco una cosa, che la nostra particolarità è quella che ci rende speciali, quindi non è detto che alcune cose vadano corrette. Vi parlo di quelle che sarebbero le regole accademiche, poi possono essere seguite o meno. Però vi evita di fare correzioni sbagliate qualora voleste farle sulla vostra forma di viso. Sono partita dalle immagini dei Makeup Therapy perché ve le avevo messe in delle storie e molte mi hanno scritto di inserirle in un video perché potevano essere utili per capire meglio la collocazione delle correzioni e del blush. Vi lascio al video e sono curiosa di sapere sotto nei commenti se, amiche, avete capito che tipo di viso avete. Per misurare il vostro viso, qualora non ve lo ricordate, mettetevi di fronte a uno specchio, legate i capelli sul retro completamente struccate, munitevi di una fettuccia e fate passare una retta dall'attaccatura dei capelli al mento e una da orecchio ad orecchio. Queste due misure in linea di massima vi guideranno nel capire che tipo di viso avete. Buona giornata, ciao amiche mie! Iniziamo parlando del primo tipo di viso, che è quello di norma che si prende come canone di riferimento e al quale, quando si fanno le correzioni, si tende a mirare come risultato finale. Ovviamente ve l'ho già detto, siamo belle a modo nostro e ogni nostra caratteristica è una cosa che ci rende speciali, ma io vi parlo accademicamente di quelle che sarebbero le correzioni da fare. L'ovale è un tipo di viso nel quale la lunghezza dall'attaccatura dei capelli fino al mento è doppia rispetto alla distanza tra un orecchio e l'altro. Che cosa succede però in questo tipo di viso? Che non ci sono degli angoli molto evidenti, non ci sono dei punti di spigolo su un viso di questo tipo. È un viso molto armonico. Vi faccio un esempio di ovale, è il viso di Charlize Theron o di Blake Lively. Il tipo di correzioni quindi da applicare sono correzioni molto leggere che vanno un pochino a stringere la parte superiore se ce n'è bisogno, a modellare un po' lo zigomo e leggermente a sagomare la parte in basso. Sono però delle applicazioni di contouring veramente molto 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 leggere. L'applicazione invece del blush sarà sempre leggermente in diagonale, ma non troppo perché non va scavato eccessivamente. È un blush che deve soltanto andare a rendere l'effetto salute sulle gote, andrà in questa parte esattamente sopra l'osso zigomale. Il viso invece leggermente diverso, che può trarre in inganno perché ha le stesse misure di un viso ovale, è il viso squadrato. Qual è la differenza? È che ha degli spigoli più evidenti. Esempio classico, Angelina Jolie, che ha questa parte, quindi di norma la parte bassa è più evidente nella mascella e quindi si creano degli angoli che, come vedete, vanno smussati. Di norma quindi si tende a scurire maggiormente, ovviamente i volumi che dobbiamo far rientrare avranno una maggiore quantità di prodotto per essere fatte rientrare, sempre se si vuole, e scurendo un po' vanno anche illuminate alcune parti. Il mento in questo caso ha un minimo di luminosità perché scurendo molto qui altrimenti scomparirebbe. Blush in questo caso però, avendo scurito molto, è leggermente più riempitivo perché deve andare a far fuoriuscire quest'area rispetto a tutto il resto che abbiamo mandato in secondo piano con l'ombreggiatura. Un altro tipo di viso invece, che ha delle proporzioni completamente diverse, è un viso che ha la lunghezza e la larghezza quasi uguale. È il viso tondo. Esempio classico è Cameron Diaz. In questo tipo di viso di norma non ci sono spigoli evidenti, le guance sono piene, lo zigomo è pieno e di norma c'è una fronte abbastanza ampia. Il tipo di correzione quindi sarà mirata a sagomarlo maggiormente perché è un viso che in realtà rimane un pochino più omogeneo a livello di volumi. La differenza sostanziale in questo tipo di viso è che tutte le correzioni devono essere più in diagonale rispetto all'ovale e allo squadrato che abbiamo visto perché dobbiamo andarlo a slanciare, quindi sempre seguendo una diagonale non eccessiva, però immaginate sempre quella retta che parte dalla bocca e arrivi fino all'orecchio. Stessa cosa con il blush, dovrà essere applicato in modo tendenzialmente diagonale per andare otticamente a slanciare il viso.
In netta contrapposizione al tondo abbiamo il viso allungato. Esempio perfetto, Sarah Jessica Parker. È un tipo di viso che ha bisogno ovviamente di essere ridimensionato, ma accorciandolo. Quindi il tipo di correzioni saranno fondamentalmente mirate a stringere l'effetto, quindi più in orizzontale, e si concentreranno anche nelle estremità per accorciare il viso. E per quanto riguarda il blush, stessa cosa, quindi anche il blush sarà applicato in orizzontale, esattamente il contrario rispetto al tondo, cioè nel tondo andiamo ad applicare tutto in maniera diagonale per slanciare, nell'allungato invece applichiamo orizzontalmente per allargare. Ma nel viso allungato una caratteristica è anche avere un viso molto magro, quindi cercate sempre di non eccedere con le correzioni, perché altrimenti andreste a renderlo ancora più smunto. Invece devono essere correzioni leggere e un colore salute, dei toni luminosi per riempirlo. Ora arrivano due triangoli. Un triangolo, definiamolo dritto, tipo questo tipo di viso, che viene definito anche a diamante, e un triangolo da quest'altra parte che viene definito inverso o anche viso a cuore. Vediamoli nel dettaglio. Possiamo pensare per questo tipo di viso a ad esempio Christina Ricci o Scarlett Johansson. Che tipo di caratteristiche presenta? Presenta una parte superiore molto evidente, quindi di norma c'è un'attaccatura di capelli larga, e invece un mento molto stretto, quindi questa distanza sarà sicuramente più grande rispetto alla distanza che troverete, che andrete a misurare nella parte inferiore. Quindi è un viso che tende ad essere appuntito, per questo si chiama a diamante, che è più carino di triangolo. Dobbiamo riempire, ma sempre sagomando, la parte inferiore, quindi saranno delle correzioni in orizzontale molto piccole, perché lo spazio chiaro tra una e l'altra invece dovrà fuoriuscire, quindi dovrà essere bilanciata la parte inferiore. Non schiarite mai troppo il mento, perché ottenete l'effetto contrario, perché questa parte invece deve essere un po' minimizzata, e invece andiamo a scolpire molto la parte superiore per renderla più piccola e bilanciarla con la parte inferiore, che invece va otticamente allargata. Il blush, come vedete in questo caso, invece deve essere leggermente in diagonale, ma piccolo e localizzato, perché questa parte sarà inferiormente più stretta rispetto alla parte superiore. Non possiamo prendere troppa area, altrimenti non si leggerebbe bene questa scolpitura. Il resto sotto dobbiamo andarlo a fare di contouring. L'altro tipo di triangolo, o triangolo inverso, o viso a cuore, è René Zellweger, ne è un esempio, quindi Bridget Jones, che è caratterizzato invece da una parte inferiore molto ampia e la parte superiore con un'attaccatura di capelli stretta, quindi è esattamente il contrario di quello a diamante. Quindi andrà ombreggiato maggiormente, e anche il blush dovrà aiutare a dare un effetto di slancio al viso e dovrà prendere un'area più grande. Sperando che questo piccolo recap vi sia stato utile, e provate ad apportare questo tipo di correzioni, e soprattutto, ma voi avete capito che tipo di viso avete? Ve lo lascio così, perché io spero che dopo questi 2 anni insieme lo abbiate capito, altrimenti provate a fare la prova della misurazione e vedete dove riuscire a collocarvi. Buona giornata, ciao amiche mie!